Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui a Barcis. Siamo a quota 400 metri sul livello del mare e raggiungeremo quota 700 andando al bivacco Molassa. Sono in compagnia di Riccardo. Ciao. Che l'avete già visto nel video del Matayur. Se ve lo siete persi ve lo lascio come sempre quassù. E niente. Bene ragazzi, adesso prendiamo ufficialmente il sentiero 974. Siamo all'ingresso ufficiale, che è molto particolare, ora ve lo faccio vedere. Come vedete si arriva a questo capitello qui e poi si entra dentro lì. Impressioni per ora, sentiero molto molto bello. Peccato la partenza, che è un po' inerbita, però molto molto bello. Il dislivello non è molto importante, quindi è fattibile a tutti. L'unica cosa, fra poco arriveremo a un passaggino che richiede un attimo di attenzione perché è un po' esposto. Quindi tutto qui. Abbiamo visto il bivacco da lontano, ci va ancora un po'. Però siamo bene, se manteniamo questo ritmo arriveremo abbastanza bene coi tempi. Laggiù c'è tipo il bivacco. Dopo due ore, incluse pause, siamo finalmente arrivati al bivacco Molassa. Una bella camminata. Non sembrava arrivare più questo bivacco, però ce l'abbiamo fatta. Casera Tour, abbiamo tavolone con cassapanca, spazio fuoco, un altro tavolino, un paio di seghe, attrezzi per tagliare comunque. Poi qui, fai un po' di luce, no, si vede. Poi qui abbiamo un po' di cianfrusaglie, dell'accendifuoco, padelle, e poi qui c'è un armadio dove dentro abbiamo altro pentolame e c'è anche uno shampoo. Le scale sono molto molto pendenti. Queste sono le camere, ragazzi. Abbiamo un bel letto a castello dove ci stanno 1 2
3/4 materassini, quindi in tutto praticamente ci stanno quasi 7-8 posti. E poi qua c'è una terrazza dove c'è Riccardo che ammira il panorama. E qui non so cosa sia, ma c'è sto filo. Ed è molto molto bello, ragazzi. E niente. No, però a parte gli scherzi è un bel posto, Un bel posto, sì. Poi non c'è neanche gente, eh. quindi Esatto. abbiamo tutto il bivacco per noi. Una Esatto. figata. È venuto anche il momento di lasciare questo bel posto. Devo dire, bel bivacchino, un contesto super. Abbiamo avuto molta fortuna perché eravamo da soli, quindi ci siamo goduti il silenzio. E niente. Adesso dobbiamo muoverci perché verso le parti di Cloud minaccia temporale e fra poco arriverà anche qui, quindi ci tocca correre. Da questo punto non ho più registrato perché c'era il serio problema di prenderci una bella lavata e quindi ho preferito non registrare. Comunque volevo solo dirvi che se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento e mettete mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!